vecchi amici di Truman TV, ne abbiamo parlato tanto, vi abbiamo inviato delle pillole di questi spettacolari quadri, queste vere opere d'arte, e finalmente siamo riusciti a rubargli qualche secondo, l'artista, la mano complice di cotanta bellezza. Buongiorno a Carolina Pascari, buongiorno, che piacere. Buongiorno, piacere mio. Grazie Carolina. Senti, bisogna andare al dunque. Da cosa nasce così tanta bellezza, così tanta arte e così tanta espressione? È una vera cattura di colori che attraggono. Sono contenta che ti piacciono. Tanto! Allora, io parto da, diciamo, un background psicologico. Io facevo la psicologa per tanti anni, anche la modella. Ho viaggiato in tutto il mondo e tutti i miei quadri hanno un aspetto psicologico. Tutti partono da visualizzazioni interne, da vissuti, da emozioni, da problematiche, da sedute con i pazienti, da incontri con gli amici, è tutta un'emozione unica. E questo è quello che sto provando io di trasmettere attraverso i miei quadri, buttare dentro tutta questa azione, tutta questa potere per avere un risultato che potrebbe essere soddisfacente, rilassante, antistress, puoi chiamarlo come vuoi tu, o anche di farti venire voglia di empatizzare, di fare un'autoanalisi, di provare di cercare qualcosa in più di quello che viviamo noi tutti i giorni. Chiunque si sofferma davanti alle tue capolavori ha comunque un'emozione. Parlo della mia personale, io mi sono sentito rapito e in un attimo un senso di libertà assoluto. Ha un significato psicologicamente parlando? Ma sì, diciamo che è questo quello che sto provando io di tirare fuori da ognuno di noi, perché noi stiamo vivendo in un mondo molto apatico, siamo confrontati tutti i giorni con tutte le cattiverie del mondo, vediamo tutto il mondo al microscopio con tutte le cose brutte che succedono, le guerre, i disastri climatici, tutta la cattiveria delle persone, e siamo talmente apatici che non ci soffermiamo più a sentire, a vedere qualcosa di più che potrebbe essere dentro di noi, cioè lasciarci sentire e emozionare. È una cosa che succede poco ultimamente. Potrei dare anche la colpa al social media, che ci fa vivere una realtà un po' finta, un po' di plastica. Invece attraverso i miei quadri riesci a empatizzare un po', a entrare nel tuo subconscio, subconscio, esatto, e provare... Io non so una parola in moldavo, quindi complimenti a te che sai tante lingue. Grazie. Complimenti a te. Grazie, sì, succedono queste confusioni di parole tra inglese, italiano e romeno. Senti, qual è il momento del giorno o della notte? Tu sei anche madre di due bellissime bambine. Esatto, volevo dire quello. Il mio momento è quando ho un momento di pace, che uno è all'asilo, uno sta dormendo o stanno giocando tranquillamente a casa con qualcuno, e io ho i miei tempi di andare nel mio laboratorio al settimo piano e dipingere con calma, con tranquillità. Ecco, ma c'è un orario particolare del giorno, viene attratta più dalla notte? Cioè, quando Carolina Pascari prende la tavolozza e il pennello e inizia a esprimersi? No, direi che giorno. Giorno? Di giorno. Non sono una persona notturna io. Io vado a dormire presto con i bambini. Metti a letto i bimbi, ti ci metti a letto insieme. Esatto, è quello il mio sogno. Ci racconti un po'... cosa vuol dire, cosa vuole esprimere, cosa vuole trasmettere questo bellissimo capolavoro? Certo, questo quadro si chiama Aspiring God, che vuol dire provare di avvicinarsi a una divinità o diventare una divinità. Se tu guardi bene, questa esplosione di emozioni è un'azione interna, un tipo di sparkles che si stanno prendendo fuoco dentro te stesso, in un mondo che stai provando di esplorare. Cioè, potrebbe essere anche un desiderio di essere più vicino all'universo, di sperimentare tutte queste nuove emozioni, poteri e onde.
E questo quadro, se tu lo guardi da dettagli, sembrano tutti a caso, schizzi a caso che non hanno molto senso. Se fai un paio di passi indietro, vedrai che c'è un equilibrio e una simmetria, e questa simmetria non è scontata, non è perfetta, però il tuo occhio lo trova ed è quello che ti fa sentire una sensazione di piacere e di rilassamento. È come darti torto, è vero, è vero, è verissimo, è verissimo. Carolina, tu oramai sei una star internazionale per quello che riguarda l'arte, che non è facile imporsi nel mondo dell'arte con un'idea propria. Che soddisfazione ha oggi Carolina Pascali di aver raggiunto questo traguardo? Guarda, è un sogno, non avrei mai potuto sognare una cosa più bella di una mostra open air a Sharm el Sheikh, con tutta questa gente che li guarda tutti i giorni. Sto aprendo le menti ai bambini, alle persone dell'Egitto, ai turisti, a tutte le persone che sono disposte a guardare dentro se stessi. Il colore madre, il colore è azzurro. Azzurro è il mio colore, è quello che ti dà la sensazione del calmo, di tranquillità, che riesce a trasmettere questa energia, onda positiva, come chiami. Onda positiva, proprio serenità, esatto. Una vera serenità. E Carolina Pascali, perché in questa fase ha scelto di mettere in mostra i suoi capolavori in Sharm el Sheikh? Ami Sharm el Sheikh? Sì, Sharm el Sheikh per me è un amore a prima vista, che è successo 12 anni fa, prima volta che sono venuta qui, e poi sono sempre ritornata. E questa mostra in particolare ha un nome specifico che si chiama Mind Pollution. Dopo la COP27, che è successa un paio di mesi fa, sì, qui, tutti parlavano dell'ecologia, del clima, di tutti i problemi con quale ci confrontiamo tutti i giorni sul pianeta, ma nessuno parla mai dei problemi psicologici con quale ci confrontiamo, tutto l'inquinamento con quale ci confrontiamo tutti i giorni attraverso i giornali, il media, il social, anche le cattiverie che possono vivere i bambini bullizzati. Tutte queste cattiverie e emozioni negative hanno un inquinamento sulla nostra mente, non ci lasciano vivere la nostra felicità, la nostra tranquillità, svilupparci, aprire le nostre porte per esplorare nuove cose, perché ci rende più timorosi, ci aggravano le nostre paure, ci fanno rinchiudere in una gabbia in quale viviamo. Parole vere, parole piene di senso. Carolina, prima mi parlavi delle malattie, della guerra, del virus, il famoso Covid, che insomma, in questo periodo, soprattutto in periodo di COVID, sei riuscita a esprimerti e esprimerti con la tua arte sulle tele? Sì, ho fatto tanto nel periodo di COVID. Avevo finalmente il mio laboratorio a Milano, in quale mi sono chiusa da sola a poter fare tutti gli esperimenti che volevo. Infatti lì penso che sono cresciuta anche come artista, perché non mi fermava niente, sperimentavo con tutto, con tutti i tipi di colori, inchiostri, guardavo i video di tutti i paesi del mondo per imparare cose nuove, per trovare nuove ispirazioni e nuovi desideri, altrimenti potresti impazzire. Hai esposto un po' in ogni parte, in ogni luogo del pianeta il sogno di Carolina Pascali: un giorno vorrò esporre la mia arte, i miei capolavori a... penso nei musei di Hermitage. Piccoli desideri. O anche a Louvre, o anche a Londra, ci sta, perché in un museo a Londra potrebbe essere un bel sogno, così che i miei bambini potrebbero essere anche fieri di una mamma artista. Cosa pensano i figli di Carolina della mamma? E i miei figli amano stare con me in laboratorio a fare un po' di scarabocchi con la mamma, cioè si divertono tantissimo. Poi sono molto fieri quando vengono alle mie mostre, quando vedono i miei quadri, li riconoscono dappertutto. Anche la mia figlia di 2 anni passa, vede un qualche quadro e dice: ah, quadro mamma! 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 Quindi un rapporto forte, un rapporto di sinergia anche con i piccolini. Assolutamente, io li lascio sperimentare con i colori anche a loro, diciamo che sto provando di farli sentirsi
anche loro dei piccoli artisti, perché è tutto creatività. Usano i colori madre della mamma, della madre? No, vabbè, usano un po' tutto. Il colore preferito della mia figlia è rosa, non c'è niente da fare. È così, non c'è niente da fare. Invece il mio figlio sì, mi dice che il blu è il suo colore preferito. Senti Carolina, io lo so, ma vorrei tanto lo sapessero anche loro che ci seguono da casa. So che abbiamo dei importanti progetti futuri, come madrine e padrini di Carolina Pascali. Riesci a comunicarci un piccolo segreto sul prossimo imminente futuro? Sì, faremo un pochino di spoiler vi faccio. Sto facendo delle collaborazioni con Domena Coral Bay e The Beach Club, Luxury Beach Club, su quale stiamo lavorando sugli oggetti che sarebbero anche un po' pop art. Sto uscendo un po' fuori del mio bubble naturale. Con la pop art? Un po' di pop art, un po' di colori un pochino più vivaci, facciamo un po' di esperimenti con oggetti. Molto interessante. Forse. Sempre qui in Domena Coral Beach? Sempre qui, ma anche in Sicilia. Anche in Sicilia. Beh, terra bellissima la Sicilia. Sì, la Sicilia è piena di colori. Sì, piena di colori, di mare, di cibo buono, atmosfera buona e tanto amore. E quindi vedremo anche un'altra fase dell'arte di Carolina Pascali. Ma quando Carolina Pascali la sera ha messo i bimbi a nanna e va a dormire, il suo ultimo pensiero a chi è dedicato? È difficile, difficile dirlo. Penso che l'ultimo pensiero comunque è sempre dedicato ai miei figli. Penso che lì l'istinto materno ha preso supremazia. Carolina, riusciamo a vedere qualche altro tuo capolavoro? Andiamo. Così ce lo racconti. Esempio, perdonami, io sono innamorato di quell'altro grandissimo capolavoro, che anche quello dà senso. Io leggo libertà di pensiero, libertà di espressione, la libertà. Cos'è per Carolina Pascali la libertà? La libertà per me è potermi esprimere come piace a me. Io quando mi metto a fare un quadro, io non penso alla forma, a come sarà il quadro, cosa voglio disegnare. Io comincio con i colori. Scelgo i colori giusti, che sono quelli giusti per me in quell'istante, in quel momento, in quel vissuto. Una volta che ho fatto l'abbinazione dei colori, li mischio, è un processo lungo, ci metto un'oretta per mischiare bene i colori alla consistenza giusta, e poi li stendo sulla tela. E ogni volta che li faccio è qualcosa di diverso. E lì mi perdo, cioè posso stare a non pensare a nulla altro che a quel quadro in quel momento. Non esiste niente nel perché mondo. Perché è totalmente rapita. Sì, non esiste niente nel mondo in quell'istante a parte il mio quadro. E questa è la mia libertà. E questa è la libertà di Carolina Pascali. Carolina, siamo al Domena Coral Beach, un resort top nel mondo, il vero resort dove nulla manca. Forse mancava un po' di arte, la porta. L'abbiamo portata. Carolina Pascali. Esporresti i tuoi capolavori, le tue opere d'arte in altri residence nel mondo? Sì, perché no? Io sono sempre aperta a nuove collaborazioni e nuove scoperte. Io sono una che vuole sempre fare cose nuove, sono interessante. Non abbandono le mie cose vecchie, il mio stile è il mio stile, l'ho trovato. È questo. Però sono sempre pronta a fare nuove avventure. Carolina Pascali, a tutte le telespettatrici che ci stanno seguendo in questo momento da casa e da grandi vorrebbero diventare delle artiste, quali sono gli ingredienti madre, di una donna di famiglia e di un artista per poter poi raggiungere l'apice e quella famosa serenità, senso di libertà che hai appena espresso? Penso che deve essere tutto un equilibrio. Perché è difficile spiegarlo. Con l'arte è un amore a prima vista, e non è importante quello che pensano gli altri della tua opera, è importante quello che riesci tu a trasmettere e la sensazione che ti dà a fare quest'opera. E questa è la cosa principale, la tranquillità e la felicità che ti dà fare un quadro, produrlo fisicamente
è la cosa più importante. Così tu torni felice dai tuoi figli, carica di energia positiva e hai anche tanto più amore per loro. Quanto tempo rimarranno esposti i tuoi capolavori qui al Domina Coral Beach? Penso che rimarranno ancora 2 settimane. Fine mese saranno ancora bene. Sono protetti con una pellicola speciale di vernice, così che non si danneggiano dal sole. Ho fatto un po' di esperimenti anche io. Ho dovuto fare un po' di esperimenti perché nessuno parla del sole di Sharm el Sheikh sui quadri, ma è influisce. Importante. Eh sì, è importante. E penso che ancora 2 settimane e sarà finita. Ok, e poi spazieremo dove? E poi ci sono le prossime collaborazioni e il piccolo spoiler che ti ho fatto prima. Ok, va bene. Carolina, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie per averci trasmesso, grazie per l'intervista, ma soprattutto grazie per averci donato la serenità con le tue emozioni, perché le tue emozioni in automatico diventano le emozioni un po' di tutti, dei passanti, dei villeggianti e di chi si sofferma, anche solo un attimo. Io mi trovo spesso a passare qui la sera e vedo la gente incantata che commenta, ma sono tutti commenti positivi, quindi complimenti, grazie per essere stata con noi in Truman TV, grazie. So che hai tanti appuntamenti, altre interviste da fare, ti lasciamo andare, grazie mille, grazie.